Anche quest'anno il Palamilone di Crotone è stato scelto come sede del Final Four, ovvero la semifinale di calcio a 5, con organizzazione della Lega Nazionale Dilettanti Regionale, che vedrà quattro squadre, sia di calcio femminile che maschile, contendersi la Coppa Italia sezione regionale. Appuntamento allora presso il Palamilone il 4 e il 5 gennaio. Lo scorso anno ad alzare la Coppa regionale è stata l'Enotria Catanzaro, imponendosi sul Polistena. Per 2 anni consecutivi l'ambito titolo si svolgerà presso il Palamilone, riuscendo la città ad ospitare l'evento grazie alla società Croton Futsal Calcio a 5 del presidente Simone Sem, che ha staccato il biglietto per la finale. La manifestazione si svolgerà il 4 e il 5 di gennaio al Palamilone, è la fase finale della Coppa Italia regionale, dove ci sono quattro squadre femminili e quattro squadre maschili. Naturalmente averla qui a Crotone è una replica dello scorso anno, per noi è un motivo di vanto e di orgoglio. Ma se questo è stato possibile è perché una delle società partecipanti a questa finale è la Croton Calcio 5, che ha maturato il diritto di partecipare a questa Final Four, e una di queste quattro società ha il diritto di organizzare, se il comitato regionale lo rende necessario, di organizzare questa manifestazione. Se si fa nuovamente a Crotone è perché lo scorso anno, vuoi perché il Palamilone si presta in modo eccezionale, voi perché tutta la manifestazione, tutta l'organizzazione è stata veramente perfetta, e allora ci siamo ormai acquisiti questo diritto di replicare questa manifestazione. Tutto pronto allora per questi giorni di calcio, con porte aperte per i bambini sabato mattina alle ore 9, per il Futsal Day, con attività ludiche per le scuole calcio di Crotone e provincia, ovvero i primi calci e pulcini. Hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione presso il comune di Crotone anche Pino della Torre, delegato regionale calcio a 5, e Massimo Costa, coordinatore regionale delle attività giovanili, il presidente AIA sezione di Crotone Natale Pino Collella, il capitano della Croton Futsal calcio a 5 Giovanni Macrillò, il delegato provinciale CONI Daniele Paunes, oltre all'assessore allo sport Giuseppe Frisenda. Già per la terza volta, se non sbaglio, questa semifinale a Crotone. Vi ringraziamo per aver scelto anche quest'anno la città di Crotone. E poi, insomma, con la VGC abbiamo un rapporto aperto, un'interlocuzione seria, col presidente ne abbiamo già parlato. Probabilmente anche quest'anno avremo gli azzurri a Crotone, insomma, e nel secondo semestre pare che ci sia in calendario, ci sarà. Incrociamo le dita perché stiamo lavorando insieme alla Federazione Italiana Gioco Calcio, sia provinciale che regionale, per far sì che questo avvenga. Quindi iniziare l'anno così non può che essere un qualcosa di positivo e di buon auspicio per il proseguo. La manifestazione sarà possibile soprattutto grazie alla gestione del Palamilone tramite il consorzio Momenti di Gloria e la partecipazione dell'AIA sezione di Crotone, che si è messa a disposizione. Dire che io sono contentissimo, ovviamente, per quello che è il mio osservatorio delle attività di questo territorio, perché ogni qualvolta coinvolgiamo la città di Crotone, la provincia di Crotone, per qualsiasi evento che riguarda il mondo dello sport, devo ammettere che Crotone non si è mai tirata indietro. E questo chiaramente per noi è un motivo di soddisfazione, è una delle nostre province più attive, e questo chiaramente ci rende soddisfatti del fatto che per il secondo anno consecutivo a Crotone svolgeremo, grazie all'aiuto che ha messo in campo, alle attenzioni, all'impegno che ha messo in campo la società di questo territorio, il Crotone, questa manifestazione che, come vedete, abbiamo allargato a tutto quello che è il nostro mondo, perché ci abbiamo messo dentro il settore giovanile con i ragazzini che al mattino svolgeranno questa attività, ci abbiamo messo ovviamente il calcio maschile e abbiamo ampliato quella che è un po', per certi versi, il nostro punto debole, che è l'altra metà del nostro calcio, quello femminile, che in realtà attraverso il calcio a 5 è abbastanza sveglio, è abbastanza attivo. Noi abbiamo un campionato con 10 squadre, 12, su 12 12 squadre, su tutto il territorio regionale, e stiamo tentando di avviare qualcosa di importante anche per il calcio a 11.